Bello, 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 come nuova esperienza è valuta la pena sia per il lavoro che ho fatto in bocca che per quanto riguardava conoscere una nuova nazione che ospita gli italiani in un modo veramente unico. Dispiace andar via. Mi chiamo Marco Riggi, vengo dalla Valle di Comino, mi trovo in Moldavia perché in Italia i costi erano molto eccessivi. Mi sono messo su internet alla ricerca di qualcosa perché sentivo sempre parlare dell'estero, viaggi organizzati e cose varie. Sono venuto e mi è piaciuto molto tutto l'insieme dalla struttura per quanto riguarda i laboratori, l'ospitalità e ho deciso di fare il lavoro come mi diceva il dottor Palmas. Mi sto trovando bene e spero che continuerà così. Allora, ci troviamo al poligono di tiro di Chisinau. Mezz'ora dalla città e questa mattina hanno impiantato degli definitivi number one come materiale, come lavoro. Bella giornata, calda, a differenza dell'Italia, qui abbiamo 30 gradi, in Italia 13 gradi, nevica ancora, però tutto sommato ok. Buongiorno, sono Michele. Parliamo di un nostro bravissimo paziente, si chiama Marco Riggi, un bravo paziente con una situazione un po' difficile. All'inizio noi abbiamo lui messi 8 impianti sopra, ho fatto 2 grandi rialzi, fino alla fine ho fatto un lavoro fisso abitato di linea superior, un lavoro che si chiama metallo zirconio, una cosa molto buona, bella e resistente nel tempo. Marco è un grande paziente, è stato molto bravo, molto positivo. Ogni tanto entrava in clinica con un grande sorriso. Ho andato insieme anche, ho giocato a calcio, un grande calciatore. È un piacere di lavorare con lui. Stiamo facendo una partita qui da calcetto dopo circa 2 anni che non gioco più. Io mi sono trovato benissimo. I complimenti vanno al dottor Michele in gamba sia nel lavoro suo che nel calcio. Mancano 48 ore alla partenza e mi dispiace perché automaticamente tornare in Italia e tornare alla vita quotidiana è un po' pesante. Oggi, come di consueto, sveglia la mattina, caffè, cornetto, italiano, tutto italiano, espresso italiano. Abbiamo fatto spesa per l'aperitivo di questa sera, tutti invitati, questa sera c'è l'aperitivo party. Proseguiamo con la giornata nel miglior modo possibile. Siamo quasi in Italia, si può dire, panotto italiano, stiamo a casa, dai. Siamo arrivati all'ultimo giorno di questa esperienza, mi hanno montato praticamente gli impianti fissi e sono spettacolari, sono comodissimi, sono qualcosa di indescrivibile sinceramente. Devo dire che all'inizio sembrava una montagna da scalare talmente grande che poi alla fine dispiace anche andar via, visto come si è creato l'ambiente, partite di calcetto, tiri a volo, gite, monasteri, street food, tutto questo con un semplice intervento sui denti. Saluto tutti perché lo meritano.